mio impatto con la turba è stato nel 1967, giovane sacerdote, 26 anni, appena ordinato sono stato inviato a Cantiano. Già sentivo parlare della Sacra Manifestazione, ma non avevo avuto mai l'occasione di un impatto personale. Io in quel momento mi sono fermato soltanto per gustare e vedere quello che la cultura, la tradizione, l'arte, la generosità della gente aveva fatto in tanti secoli. Francesco, tu sei mio figlio, bisogna che ti renda conto di quanti anni è che ho fatto la turba. Ricordano un po'? Il babbo tuo aveva 5 anni, adesso ne ho 83 e l'ho fatto fino a 3 anni fa. Quindi 78? 78 anni di turba. Continuativi? Sì, qualcuno penserà una cosa impossibile, eppure è così. I giorni sono diversi nel periodo prima, durante e dopo la turba. Diventano diversi. La quotidianità non è quella di tutti i giorni. Non si può assolutamente restare fermi, insomma, nessuno sta fermo. Muove una seggiola, però se non muove quella seggiola pare che praticamente chissà quale mancanza oppure quale gaffe, no? È così. Io debbo fare la turba. Perché fare la turba significa partecipare alla vita civile e sociale di una collettività. È un evento di popolo, è un evento in cui un'intera popolazione rappresenta un fatto, ma facendo ciò rappresenta se stessa, esprime se stessa, porta avanti una tradizione che è l'identità di questo paese. Il popolo è quello, è un popolo politico, è un popolo religioso, è un popolo che fa la sacra rappresentazione, quindi non puoi dividere un popolo. Secondo me la turba è passione, quindi andrà avanti per sempre, ecco.